Il piano di sicurezza per la perdonanza, in particolare per la visita del Papa il 28 agosto, è pressoché pronto. Segue rigidamente le indicazioni del Vaticano, che ha deciso anche i colori all'estimento del palco. Dominerà il bianco. Il piano è curato dall'ingegner Maurizio Ardingo, che ha già seguito in modo impeccabile i piani precedenti per conto del Comune. Varchi di accesso per controllare le persone, un numero impressionante di agenti e operatori di sicurezza. La stima è di circa 12.000 persone come capienza di Piazza Duomo e Colle Maggio, ma vanno considerate le persone che assisteranno al passaggio in Papa Mobile sul Viale di Colle Maggio e tutto il resto. I biglietti gratuiti saranno distribuiti nelle parrocchie. Per arrivare a Colle Maggio ci sarà un controllo su via Caldora, due varchi invece per la piazza ai Quattro Cantoni e via Tre Marie. Alle 8 la gente dovrà essere già in posizione. Noi stimiamo l'affluenza presso le nostre location, chiaramente non ho percezione di quanti turisti e quanti fedeli possano arrivare in città. Noi abbiamo sostanzialmente dei numeri che sono 5.000 persone al Prato di Colle Maggio, circa 2.000 persone in Piazza Duomo e poi dai 5 a 7.000 persone dalla location e da Piazza Duomo unirà il Prato di Colle Maggio. Noi apriremo i varchi alle 5 al mattino, quindi tutti noi operatori saremo pronti intorno alle 4, 3 e mezzo, 4. Al termine dell'apertura della Porta Santa di Papa Francesco, poi ci saranno comunque la gestione delle messe e di tutta l'affluenza che i visitatori effettueranno attraverso la Porta Santa. E questo durerà fino alle 20.30 del 29, quando verrà chiusa la porta. Soltanto per il 28, ricordo a memoria, dovrebbero esserci 10 ambulanze, 2 punti posti medici avanzati. Abbiamo 150 operatori della sicurezza come steward, abbiamo circa 300 volontari di protezione civile, abbiamo una sessantina di operatori sanitari con il defibrillatore in spalla. L'indulgenza è anticipata ufficialmente di qualche ora perché la Porta Santa sarà aperta dalle 13, ma il piano è molto più ampio perché è complessivo per la perdonanza. Ogni singolo evento avrà la sua scheda. La settimana della perdonanza abbiamo organizzato tante tavole progettuali, abbiamo organizzato tante relazioni, le abbiamo divise per gli eventi. Si parte il 23 d'agosto, alle 18 c'è il trasferimento del corteo della bolla da Palazzo Fibbioni qui alla Basilica Colle Maggio. Subito dopo c'è l'accensione del tripode e dopo c'è un evento musicale. Pertanto tutta l'organizzazione partirà dalle 15 e finirà dopo la mezzanotte. Il 24 c'è un evento in piazza, il 25 ci sono musica dal vivo per tante piazze del centro storico. Il 26 c'è di nuovo un concerto in piazza, il 28 c'è il Santo Padre, il 29 c'è il rientro della bolla e il 30 c'è un concerto a Colle Maggio, quindi sarà veramente una settimana di fuoco. A Colle Maggio intanto sono quasi pronti i gradoni della tribuna dinanzi alla Porta Santa, che ospiteranno 500 fedeli circa. Anche sul Prato si sta continuando a lavorare per l'allestimento del palco e delle torri faro.